Appuntamento sempre in diretta Instagram per scambiare quattro chiacchiere, per intervistare oggi un altro personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano. Ve l'avevamo preannunciato, dopo il direttore sportivo del Parma, Daniele Fagiano, dopo l'ex calciatore di Regina, Crotone, tra le altre, Parma e Genoa, Ciccio Modesto. Oggi è arrivato il turno di un allenatore in questo momento che guida l'AEK Atene, ex collaboratore della Juventus, ex calciatore della Juventus, ex calciatore del Napoli, ex calciatore del Bari. Non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Parlo di Massimo Carrera. Scopriremo insieme un viaggio immaginario all'interno della sua carriera, nell'attesa che il mister si possa collegare per scambiare quattro chiacchiere con noi e per capire anche lui come sta vivendo questa quarantena, probabilmente anche lontano dall'Italia. Attendiamo in questo momento che il mister possa collegarsi con noi e una chiacchierata che sarà molto molto interessante con Mister Massimo Carrera che si sta collegando insieme a noi proprio in questo momento. Ecco Mister, ciao, buon pomeriggio, come stai? Ciao, bene, tutto bene, grazie. Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Ci ritroviamo dopo qualche settimana, dopo qualche mese. Innanzitutto, dove ti trovi, Mister? Scusa, mi stanno arrivando un po' di chiamate. Bene, bene così, mister. È sempre perfetta, diciamo, l'intesa e la sintonia con chi ti vuole bene. Sicuramente arriveranno tante domande anche quest'oggi per questa nostra brevissima chiacchierata. Innanzitutto, come stai, mister, e dove ti trovi? Sono in Grecia, aspettando che passi questa brutta situazione. Sto bene, aspettiamo, siamo in casa come tutto il resto del mondo, aspettando che finisca questa situazione difficilissima. La situazione com'è lì, mister? Ma la situazione qua è abbastanza sotto controllo, perché sono stati bravi a chiudere subito, intorno al 10 marzo, sia le scuole che i ristoranti. Quindi anche noi abbiamo i permessi per uscire solo per andare in farmacia, fare la spesa. In più, la nostra fortuna è che ci sono pochi casi e quindi ci fanno fare anche un po' di jogging. Assolutamente, rispetto all'Italia, come ben sai, stiamo Sì. attendendo, diciamo, di allentare queste restrizioni. Ma innanzitutto ti arrivano buon compleanno da ogni parte del mondo, mister. Tanti auguri anche da parte mia, un giorno speciale anche per Sì, grazie. Sì, oggi compio gli anni, quindi te. Un altro. quando ho detto di chiamarmi non lo sapevo, non l'ho fatto apposta, perché non mi ricordavo che era il mio compleanno, No, no, quindi va non è benissimo anche studiato perché da ti sta. morire. No, ti stanno arrivando tantissimi messaggi di auguri da tifosi dell'EK, da tifosi della Russia, tifosi della Juventus, happy birthday coach, quindi Sì. stai seminando sicuramente grande affetto in ogni parte del mondo, ma ti porto indietro per qualche minuto di qualche anno, dai tuoi inizi, da come è partita questa grande passione per il mondo del calcio che poi ti ha portato a scrivere pagine importanti di storia del calcio italiano, le giovanili della Prosesto, ecco, a quel tempo ti aspettavi di poter crescere fino a diventare il grande calciatore che sei stato e il tecnico che pian piano stai diventando? No, sicuramente c'era la speranza e la passione. Io ho iniziato a giocare che avevo 7 anni, 7-8 anni quando ero nella scuola dell'oratorio. Quindi ho iniziato lì, la passione era tantissima. Quindi ho iniziato come tanti ragazzini, con la passione del calcio, giocando, finché poi è arrivato il momento che ho capito, ho deciso che quella sarebbe stata la mia vita, la mia carriera. Quindi ho buttato anima e corpo per far sì che questa situazione si avverasse veramente, quindi che il sogno diventasse realtà. E grazie a Dio, la fortuna, ci sono riuscito e ho fatto, nella vita ho fatto quello che mi piaceva e sono contento per questo. Dalla Russia, mister, continua ad arrivare Massimo, uno di noi, happy birthday Massimo, quindi alla fine poi ringrazieremo e ringrazierai tutti questi messaggi bellissimi di auguri da ogni parte del mondo. Mister, in questo particolare periodo di emergenza legata al coronavirus, una città che hai conosciuto, hai imparato ad apprezzare, che si sta cercando di rialzare è Bergamo. Che cosa ti senti di dire tu che hai militato in una squadra importantissima come l'Atalanta? Ma ripeto, come dicevo qualche secondo fa, hai conosciuto una città che sa reagire, sa andare oltre quelle difficoltà che purtroppo oggi per questa No, emergenza sta io costretto Bergamo a ti dico, piangere. io non solo ho giocato in Atalanta
ho conosciuto Bergamo, ma vivo a Bergamo, quindi la mia base è a Bergamo, quindi conosco benissimo la realtà bergamasca e nonostante tutte queste difficoltà sono sicuro, conoscendo i bergamaschi, che non mollano mai, quindi si rimboccano le maniche e sono capaci di grandi cose, sono sicuro che torneranno più forti di prima, nonostante tutto quello che sta passando. Ecco, questa è un po' la speranza di tutta Italia che si stringe intorno al popolo bergamasco e chi sta lottando in prima linea per cercare di debellare questa emergenza. Ma da calciatore dell'Atalanta, mister, qual è stato il momento più bello che hai vissuto in quegli anni? Ma il momento più bello penso che sia stata la promozione in Serie A, dopo 2 anni che siamo tornati in Serie B, quindi quando ci sono queste vittorie e riesci a far felici i tuoi tifosi, sempre, penso che quella sia le cose belle. Poi sicuramente ci sono tutte le partite che sei riuscito a vincere, ma con le squadre grandi, soprattutto il primo anno che abbiamo sfiorato di andare nella zona UEFA, abbiamo avuto 10 risultati utili consecutivi per la miglior difesa, quindi sono tante situazioni positive, però penso che se bisogna richiudere un momento sia la vittoria del campione di Serie B con la promozione in A. Assolutamente, mister. Ti porto adesso in una parte geografica completamente diversa, solamente geograficamente parlando, logicamente. Hai toccato due piazze che a livello di passione, un po' come Bergamo, ti trascinano, è un po' il calore della gente, quella di Bari e quella di Napoli. Ecco, cosa ti porti dentro di quelle due avventure, indipendentemente poi dai risultati sportivi? Penso che quello che resti, la passione della gente che continua a volerti bene, anche oggi sia la cosa più importante. No, sicuramente a Bari devo quasi tutto perché io sono cresciuto come calciatore a livello nazionale, quindi ho iniziato a giocare in pianta stabile in Serie B, poi in Serie A e mi ha dato la possibilità di farmi conoscere al pubblico, alla gente e da lì sono andato alla Juventus. A Napoli sono andato quando ero alla fine della carriera e purtroppo non era una situazione facilissima perché la società non stava navigando in buone acque, infatti poi alla fine dell'anno è fallita. Però quello che mi ricordo è che c'è questa passione della gente che è il dodicesimo uomo in campo, tu quando giochi sai che loro sono al tuo fianco, ti danno una forza per fare delle cose indescrivibili sul campo. Ecco, mister, ritornando un po' all'attualità, il calcio italiano si interroga se dover tornare in campo, il presidente Gravina, la battaglia penso sia sotto gli occhi di tutti, ma si scontra quotidianamente, logicamente, con le perplessità di chi deve tutelare la salute dei cittadini. Ecco, da uomo di calcio quale sei, ti auguri che il calcio italiano possa tornare in campo o credi che sia ancora presto per poter pensare di ritornare alla vita di tutti i giorni? No, io penso che prima di tutto ci deve essere la salute di chi fa andare avanti il calcio, il mondo del calcio e soprattutto anche di chi vuole venire a vedere il calcio. Ma io penso che il campionato si dovrebbe finire, si debba finire per forza perché sarebbe giusto finirlo. L'idea sarebbe quella che ha buttato lì la settimana fa Galliani, di finire il campionato anche a ottobre, novembre, poi ripartire e fare il campionato nell'anno solare, quindi per i prossimi 2 anni, visto che abbiamo la fortuna che i mondiali si svolgeranno in inverno, quindi si potrebbe spostare anche l'europeo in inverno e quindi cercare di fare due campionati così nell'anno solare. Penso che quella sia la soluzione più plausibile, rispettando tutte le regole per far sì che tutto sia sicuro. Mister, se si dovesse tornare a giocare domani, chi sarebbe dal tuo punto di vista la favorita per lo scudetto? Ovviamente armi diametralmente opposte, ma chi si sta giocando questo sogno è d'antonomasia la Juventus, ma dall'altra parte la sorpresa, la Lazio di Simone Inzaghi. Sì, no, io penso che la favorita resti la Juventus perché ha una squadra di qualità, ha una rosa di qualità e sicuramente ha qualcosa in più sulla carta per la Lazio, quindi penso che sia sempre la favorita. Ritornando un po' indietro, mister, facciamo questo ping pong tra presente e passato e poi ci proiettiamo anche al futuro. Hai legato indissolubilmente, penso, il tuo nome alla vecchia signora, l'hai citata prima.
Innanzitutto da casa ti chiedono e ti continuano a chiedere qual è stato il momento più alto, il momento più bello, il primo che ti viene in mente della tua lunga avventura in bianconero. Ma penso alla vittoria della Champions, non si discute, quindi è un sogno che fin da piccolo, perché dopo il mondiale andare in nazionale penso che sia vincere la Champions League. E quindi ho avuto la fortuna di far parte di una grande squadra con un grande allenatore e essere riuscita a vincere la Champions League, quindi penso che questo sia stato il punto più alto della carriera. È un giochino che abbiamo fatto anche con gli altri due ospiti, no, mister, che ti hanno preceduto, anche perché credo che domandarti qual è stato il tuo compagno più forte, ce ne sono talmente tanti che si potrebbe È un po' comporre un bell'undici. difficile. No, si potrebbe comporre un bell'undici. Che ne dici di scegliere una top 11 dei calciatori più forti con cui hai giocato? Te la senti? Wow. No, perché se sarebbe. No, non mi piace fare queste cose perché sicuramente Assolutamente. è Di chi è il difficile, è ricordo più bello, mister? complicato. Di chi è il ricordo più bello? Chi ti ha colpito come calciatore, anche come avversario, il più difficile da marcare? No, ripeto, il più difficile da marcare sicuramente, io parlo degli anni boom degli stranieri, quindi c'erano tantissimi giocatori, mi ricordo c'era Rudi Völler, c'era Karl-Heinz Riedle, poi c'era Gullit, poi c'era Van Basten, poi è arrivato Ronaldo, Adriano, quindi c'erano stati tantissimi giocatori fortissimi che erano difficili da marcare, però penso che quello che insomma, era il più forte, era Ronaldo. Ronaldo e un gradino sotto c'era Van Basten. Penso che questi qua sono stati i due calciatori più forti in attacco. Mentre quello che ho allenato quando ero alla Juve, che era fantastico anche l'allenamento, era Pirlo. Hai citato tre mostri sacri, calciatori che probabilmente tutti gli allenatori vorrebbero avere alle proprie dipendenze. Però, a proposito di attualità, tu prima facevi il parallelo del calcio di oggi col calcio che è stato, con i grandi campioni che purtroppo in Italia ci sono sempre meno. Che cosa è cambiato? Qual è la differenza maggiore tra il calcio di ieri e il calcio di oggi, anche a livello fisico, per come ci si prepara durante la settimana? Vabbè, sicuramente il calcio a livello sia fisico è cambiato tantissimo, si corre molto di più, c'è molta più intensità. E poi una volta dico, c'erano gli stranieri, ce n'erano pochi, ne potevano prendere solo tre o quattro, quindi qualsiasi squadra che c'era in Serie A aveva tre stranieri, erano tre stranieri di altissima qualità e il nostro campionato era molto, molto appetibile da parte loro. Ultimamente si è persa un po' questa situazione, con l'apertura delle frontiere sono arrivati tanti stranieri e sicuramente non erano tanti, tanti di questi stranieri all'altezza di fare la differenza in Italia. Una carriera straordinaria, mister, lo dicevamo anche qualche secondo fa, ricca di successi. Ma quando hai capito di voler fare l'allenatore? Ma è successo per caso, quindi è successo tutto per caso. Ho finito di giocare, grazie a Dio, quando ho voluto io, quindi ho giocato fino a 44 anni, finendo la Pro Vercelli in C2, e da lì ho avuto la fortuna che la Juventus mi richiamasse come responsabile settore giovanile, quindi ho fatto il settore giovanile cercando di trasmettere la mia passione ai ragazzi del settore giovanile. Dopodiché è arrivato Antonio alla Juve, mi ha voluto come assistente. Io ho fatto il mio lavoro da assistente, curavo la fase difensiva e basta. Poi dopo è successo per caso a Mosca. Io sono andato a Mosca a fare anche lì l'assistente alla fase difensiva perché volevano un italiano per la fase difensiva e dopo tre partite mi sono ritrovato perché era stato esonerato Alenice, perché era il primo allenatore, a subentrare a lui per due partite e da lì il presidente mi ha dato carta bianca e dice no, vabbè, finiscite l'anno e poi vediamo come succede. Io ho avuto la fortuna di partire senza dubbio, non ho avuto nessun problema a dire accettare subito. Sono partito e ti dico, ho messo in campo la mia passione, ho trasmesso i valori umani più che calcisti, quindi far capire tante cose, che nessuno ti regala niente, che ci vuole sacrificio, ci vuole lavoro. E quindi obiettivi da raggiungere.
quindi ho avuto la fortuna di centrare al primo colpo l'obiettivo. Ma ti rendi conto di essere entrato nella storia, no? Di aver compiuto realmente qualcosa di straordinario che verrà ricordato dal mio punto di vista su tutti gli annali. Sei entrato nella storia del calcio. Sì, no, ma io sono contento, ripeto, perché riesco, sono riuscito a far felici milioni e milioni di tifosi dello Spartak. Quindi questa è la cosa che ti rende felice per il lavoro che tu svolgi sul campo. È normale che sei felice anche te, però quando vedi i fans della tua squadra gioire così, poi soprattutto dopo tanto tempo che non lo facevano, è ancora doppia la soddisfazione. Mister, torniamo per un attimo alla carriera da calciatore. C'è un rammarico che ti porti dietro o hai fatto tutto quello che volevi? No, non c'è nessun rammarico. No, forse l'unico rammarico è stato di essermi infortunato l'anno che avevo iniziato ad andare in nazionale. Quindi quando c'era Sacchi ho fatto qualche presenza, poi dopo mi sono fatto male al ginocchio e da lì sono stato fermo tanto e quindi ho perso quella possibilità di andare in nazionale. Però non c'è niente che non rifarei. Per far capire anche a chi come me ha la possibilità e tanti altri che ci stanno seguendo da casa di vederlo solamente da lontano, cosa ha di speciale, mister, l'ambiente bianconero? Quella mentalità vincente che poi allenatori, calciatori si portano dietro in ogni propria avventura. Tutti arrivano ed escono in una maniera diversa, più temprati, più campioni, più uomini. No, perché solamente c'è una dirigenza che ti inculca questo dall'inizio, quindi tutti dicono l'importante non è partecipare ma è vincere, no? Quindi penso che questo sia il motto, quindi tu arrivi lì e tu sai che sei costretto, perché è una società abituata a vincere e quindi è una società che è abituata a essere sempre ad alti livelli. E per far questo devi avere una forza mentale pronta, perché ogni partita è un esame. E quindi tu sai che allora che tu devi essere sempre al 100%, devi allenarti bene, devi essere sempre pronto in questa situazione. E quindi devi fare gruppo, devi fare famiglia, perché penso che quella sia la cosa più importante. Hai citato prima, mister, Antonio Conte. Cosa ha di speciale il mister? Addirittura qualche settimana fa il direttore Fagiano, proprio nella chiacchierata in mia compagnia, diceva: ecco, a Bari abbiamo capito che solamente chi pedalava, solamente chi meritava andava in campo. Indipendentemente da chi sei e da chi eri, Antonio Conte sceglieva ovviamente per chi meritava. La meritocrazia prima di tutto. No, penso che questa sia una della sua forza, quindi è un grande aiuto, io reputo che sia uno dei migliori allenatori che ci sia in questo momento in circolazione. È bravo a far sposare alla squadra le sue idee, la sua passione, le sue idee del calcio, quindi trasmette questa passione e quindi le sue squadre giocano come giocherebbe lui, con la sua passione, con la sua intensità, con la sua cattiveria agonistica. Quindi penso che questo sia un pregio grandissimo per un allenatore. La chat, mister, è intasata di commenti, di complimenti e di saluti dallo Spartak, quale realmente non ho mai visto, e di auguri di compleanno dappertutto. Poi li leggerai con Sì, calma. no, ma oggi ho già risposto a tantissimi tifosi dello Spartak che mi hanno scritto su Instagram. E io ho un rapporto speciale con loro, perché io sono cresciuto come allenatore allo Spartak, quindi. Mi hanno voluto bene, io ho fatto il massimo per renderli felici, ci sono riuscito, quindi è normale in questo momento essere nei loro cuori, però anche loro saranno sempre nel mio cuore. Adesso il presente però, mister, si chiama EK di Atene, un'altra piazza straordinaria. Un'altra pazza straordinaria con voglia di ritornare ad altissimi livelli, la società è seria, ha ambizioni. Progetti, sta costruendo lo stadio nuovo e quindi stiamo programmando qualcosa che si possa portare avanti nel futuro. Siamo a un punto dalla zona Champions League, siamo in semifinale di Coppa e quindi dove l'obiettivo principale è questo, arrivare secondi e vincere la Coppa. È stata una bella scocciatura fermarsi a questo punto, no? Mi viene da dire. No, no, beh, sicuramente
eravamo in un momento positivo perché abbiamo fatto, non so, mi ricordo 14-15 partite, ne abbiamo persa solo una, quindi abbiamo fatto delle ottime partite, abbiamo rubato dei punti al Pau, quindi era una squadra che stava prendendo fiducia e stava crescendo. Peccato questa sosta, però ci rifaremo sicuramente. Mister, se mi consenti una breve considerazione personale. Hai guidato lo Spartak, hai fatto la storia, stai facendo benissimo alla KP di Atene. Se ne sentono realmente tanti di allenatori accostati a diversi club italiani. Probabilmente, dal mio punto di vista, credo che Massimo Carrera meriterebbe una chance anche ad alti livelli in Italia. La domanda è scontata e credo anche la risposta. Ma quanto ti piacerebbe tornare a guidare in Serie A un club per dimostrare da allenatore quello che hai già dimostrato ampiamente da calciatore in Serie No, sicuramente mi piacerebbe, è normale, non metto in dubbio, mi piacerebbe allenare in Italia per farmi conoscere anche in Italia, però in questo momento il mio posto è all'estero e quindi cerco di fare bene all'estero, di crescere per tornare un giorno ancora pronto, ancora più pronto, ancora più bravo. Un tifoso ci scrive, mister, devi venire a Bari. Ma dico, io a Bari ho passato 5 anni meravigliosi, ho ricordi bellissimi, ho una figlia che è nata a Bari, quindi sarà sempre nel mio cuore perché ho passato veramente 5 anni stupendi. Mai dire mai, nel calcio non si sa cosa succede domani. No, Bari è una piazza importante, sta crescendo. Ha cambiato dirigenza, quindi sicuramente è una piazza che ha ambizione e ha voglia di ritornare al calcio che conta. Biancorosso il Bari, mister, biancorosso lo Spartak. Si vede che è un colore un po' nel tuo destino, Sì, biancorosso, sì, è un colore che mi piace molto. assolutamente. Per quanto riguarda invece l'attualità, mister, no? Il calcio italiano, partendo dalla ripresa in Serie A, probabilmente i mezzi ci sono, ma hai citato proprio il Bari che sta crescendo. C'è l'ipotesi di un blocco del campionato di Serie C con le promozioni attuali delle tre attuali prime in classifica, il Monza, la Regina, il Vicenza e la migliore seconda in classifica, bloccando il campionato. È così difficile ripartire nella terza serie dal tuo punto di vista? Ma sicuramente qualcosa sarebbe sicuramente più complicato dare sicurezza sanitaria, perché tutti i controlli che ci possono essere in Serie A o in Serie B, magari in Serie C si fa più fatica. Quindi bisogna capire che sistemi di sicurezza sanitaria si voglia fare, se si voglia partire subito o aspettare quando sia finito proprio tutto, che non ci sia più bisogno di questo. Mister, io non ti trattengo oltre perché capisco che è una giornata un po' speciale, però nel chiudere questa chiacchierata, il tuo sogno da allenatore, dove vuoi arrivare? Stai facendo benissimo, ma l'apice, cosa sogni per il futuro? Ma l'apice è fare bene il mio lavoro e rendere felici quelli che mi fanno lavorare nel proprio club. Ecco, mister, l'ultimo messaggio che ti leggo e poi ti saluto. Grande Massimo Carrera, e poi arrivano tantissimi saluti dal CSKA Mosca, da una parte e dall'altra. Evidentemente c'è qualcosa di speciale, mister, che è da spiegare No, ma io ti sostanzialmente. dico, forse perché io a Mosca cioè, io sono una persona tranquilla, normale, seria, quindi non ho mai parlato male di nessuno, quindi voglio bene a tutti, quindi ogni tifoso è giusto che tifi la sua squadra e ogni tifoso deve essere rispettato per quello che tifa, quindi forse per quello mi vogliono bene anche gli altri tifosi. Mister, ti ha cercato il Genoa? C'è stata una piccola possibilità, ma poi dopo hanno scelto Thiago Motta. Assolutamente. Ancora tanti auguri di buon compleanno, mister. Ti ringrazio e speriamo di poter tornare ad abbracciarci prestissimo perché tutti non vediamo l'ora realmente di poter quantomeno riabbracciare questa famosa normalità. Noi in Italia e tu anche in Grecia. Certo, grazie a te. Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri anche in diretta. Un abbraccio, ciao. È stato un piacere, salutiamo.